che promuovevano questo impegno. Io ho avuto dei contatti con degli uomini loro, Zucchella per esempio, che era il federale di Pavia, un ometto grande così che stava a Voghera, ci siamo trovati in una fornace, io, Italo Pietra e Paolo, a discutere dicendo: benissimo, noi veniamo nelle formazioni, ma non sono le vostre formazioni, non sono le nostre, sono, sì, lo spirito è l'unità. Vogliamo questo impegno, non dovete pretendere da noi assolutamente nessuna solidarietà sul piano del comunismo. Oggi è facile dirlo, che bella scoperta che noi avevamo capito che sarebbe crollato, ma dirlo oggi è una vigliacata. Loro ci credevano in pieno, straordinariamente. Io ho conosciuto degli uomini eccezionali fra di loro, quanto ci credevano. Io sono arrivato a dire che per essere comunista bisognava prima essere santi, per essere veri comunisti. Ho conosciuto della gente eccezionale. E ho avuto la solidarietà di questo Alide, che quando io ho avuto dei problemi con dei comunisti mi piaceva intervenire io. E lo dicevo a lui, è stato di una durezza che io non avevo usato, non avevo mai usato. Morale, parto con queste forme, prendo, accetto questa responsabilità, facciamo una riunione di questi 4-5 distaccamenti, ci mettiamo insieme, appena finito loro, e metto dei patti, delle condizioni, non ammetto le fucilazioni sommarie, pretendo che si d'accordo che si discute assieme le azioni, però quando si è in azione sono io che comanda e pretendo che sia eseguiti tutti i più piccoli ordini che io do in combattimento, anche se sbagliati, poi ne discuteremo dopo, poi non cooperete, ma in combattimento si fa quello che dico io, l'avanguardia, perché lì c'era una forma di antimilitarismo che voleva dire disordine, casino, no signori, la guerra è una cosa seria, per non perdere uomini inutilmente. L'avanguardia, la retroguardia, l'azione. Naturalmente io ero tarato da una formazione militare sbagliata. Per fortuna, tra i comunisti, io ho avuto degli uomini, Riccardo, nome, cognome, mi pare Aldini si chiama, bellissima figura, toscano, che bestemmiava in francese e discuteva in toscano. Io capivo la metà di quello che diceva, però mi ha insegnato lui a mettere le mine. Lui ha fatto tutta la guerra di Spagna. Un uomo che ci credeva fino in fondo, faceva la spola, talmente brutto, talmente vecchio, talmente storpio, che andava e veniva da Pavia, da Milano, a qui, con tutti i mezzi, e ce l'è sempre cavata, perché chi è che pensava che fosse un uomo? Era un uomo di una validità, mi piacerebbe sapere cosa è successo. No? Mi piacerebbe sapere, finita la guerra, io pensavo che questo video avrà una grandissima responsabilità. Sai cosa è andato a fare? Il giorno dopo è andato a fare il facchino alla Casa delle Aste. È successo un contrasto con il suo partito. È successo, cosa è successo non l'ho mai capito. È morto poco tempo dopo. Fiore di un individuo. Quello ci credeva. Corpo se ci credeva. Hanno lasciato un segno nella mia formazione questi uomini. La vita è fatta di incontri e io questi incontri non li dimenticherò mai. Mi hanno dato una ricchezza, mi hanno dato una obiettività di giudizio straordinaria. Fiore di uomo. Partiamo con queste formazioni. Io non vi sto a parlare di guerre. Anche leggetele. Non credo di dover parlare di episodi, non credo, se poi dopo lo ritenete necessario me lo direte, non ho voglia, mi dà fastidio, finita la guerra e andiamo avanti, il compito nostro che cos'era, il compito nostro, era quello di aprire un altro fronte, questo era loro dire, delle istituzioni generali, noi prima eravamo i banditi, una delle difficoltà di prendere la formazione era quella lì, prima di tutto i bolscevichi, l'altra difficoltà di questa scelta è che io di formazione cristiana era uscito un messaggio dalla Chiesa che diceva che chi si fosse schierato i comunisti era fuori dalla Chiesa, era scomunicato, era una cosa, una condanna. Io per fortuna ho incontrato un sacerdote, una bellissima figura, un giovanissimo sacerdote, che mi ha dato una girata e mi ha detto: ma scusa Luchino, non hai capito niente, se tu ammetti, credi alla vita come dono, il dono immediatamente successivo è quello della libertà e tu hai paura a batterti per la libertà di quelli là, non hai capito niente, è stata una sferzata validissima, penso quanto contro le istituzioni, la gerarchia, ma quanto vera, quanta fede c'era in questo uomo, magnifico, non ho più avuto dubbi. E l'ho fatta bene la guerra, vi assicuro che l'ho fatta bene. Anche se la guerra rende cattivi gli uomini, io mi sono salvato appena appena dalla cattiveria, però l'ho sofferta spaventosamente. Tutti i giorni decisione, tutti i giorni paure, la scelta dei comandanti, la scelta delle responsabilità, era difficilissimo. Voglio darvi una sintesi unica, totale, generale,
di cos'è la resistenza per me oggi. Dovete pensare che nel nostro paese, nel mondo, la legge imperante è fatti i fatti tuoi, io mi faccio i fatti miei, tu fatti i fatti tuoi. È una cosa, legge schifosissima. Noi lì abbiamo vissuto il ribaltamento di questa legge. Perché non c'è più stato il singolo individuo, c'era la collettività. Veramente noi abbiamo vissuto la collettività. Nei miei distaccamenti c'era l'operaio che comandava due avvocati. Nel suo distaccamento erano 10, 7, 8, 10 uomini. Perché io mi fidavo di più dell'operaio e dei due avvocati, perché lui aveva fatto la guerra, perché lui aveva la misura del pericolo. Loro non l'avevano. Erano pieni di slancio, pieni di buona volontà. Comunque. E questo voglio che vi rimanga questa misura della resistenza, che direi che è il valore fondamentale. Perché io oggi dico che con tutti i progressi che si sono fatti, l'uomo non ha fatto un passo avanti sul piano del modo di rapportarsi, perché ho vissuto quel momento lì, fantastico. Fantastico. Vi ho detto che se non sono mai stato cattivo, c'è stato una volta parlavo che la guerra è una cosa impossibile, perché vale la pena di parlare? Dobbiamo parlare, per non ricaderci, esclusivamente per quello vale la pena di parlare, perché sennò non è altro che un tormento, un rimbangare di dispiaceri, prove, ostacoli. Lo dicevo una volta, c'era una bambinetta in questa sala, si è venuta avanti un passo e mi ha detto, anche tu sei diventato cattivo, mi sono tremati i polsi, va bene. Ho girato via il discorso, ho detto dopo ne parliamo dopo. La guerra. Morale, 25 aprile, ci accorgiamo, oramai siamo al rendiconto, io rallento le azioni. Guardate che io ho fatto molto più il pompiere che il promotore, io non volevo perdere gli uomini inutilmente. Avevo capito dagli alleati che da noi volevano delle azioni efficaci, volevano questa azione di disturbo, ma nemmeno loro volevano che noi perdessimo degli uomini inutilmente. E invece questi ragazzi, giovanissimi, pieni di entusiasmo, si sentivano limitati da me, in certo senso. Perché io sono stato severo nel limitarli in certe azioni, dico no, arrivato fino all'offesa, perché non erano adatti a fare questo mestiere, non basta il coraggio. Ci vuole la riflessione, ci vuole la meditazione, ci vuole la pazienza, le ore di imboscata, bisogna avere la pazienza di farlo. Che non l'aveva, diventava pericoloso per gli altri. Arriviamo al 25 aprile. Pochi giorni prima io mi accorgo che ormai è finito tutto, qui siamo allo sfascio. Non volevo stravincere. Ho mandato a chiamare, non tutti i partigiani erano d'accordo, ho mandato a chiamare gli esponenti del fascio e delle grosse responsabili formazioni giù della pianura, Casteggio, Sicherai, Fiamme Bianche, Brigate Nere, erano dentro la Svizzera. Ho un incontro con loro e dico a questa gente, perché ve lo racconto questo episodio? Perché in funzione di questo, dopo, dico a questa gente, sentite gente, per voi è finita, ve ne rendete conto che è finita? Se voi vi arrendete oggi, per me voleva dire evitare uno scontro, rischiando di perdere gente ancora quel giorno. Vi rendete oggi, io posso rispondere dalla vostra vita, ne garantisco, siete prigionieri di guerra. Ma se quel giorno lì noi ci scontriamo con le armi, voi ci lasciate la pelle. Ci hanno lasciato la pelle. Tre mesi fa il paese di Casteggio mi ha dato la cittadinanza dopo 50 anni di amministrazione democratica. È arrivato ad avere un sindaco fascista. E il sindaco fascista mi ha dato la cittadinanza onoraria di Casteggio per questo episodio qua. Sul piano dell'umanità, l'ho qui da leggere se volete questo. I partigiani l'hanno presa bene, i partigiani l'hanno presa male, non mi importa niente, io non ho avuto nessuna medaglia per me, per fortuna mia gigantesca, anche perché mi sono sempre opposto. Però ho avuto due cittadinanze onorarie, Tarazza Costa e anche lì è stato un episodio magnifico. E Casteggio per questa cosa. Comunque sapete chi è l'altro, che è tutto ridicolo, chi è l'altro cittadino onorario di Casteggio? Benito Mussolini, 1922, il maestro a Casteggio, e mi hanno dato le due motivazioni, ho avuto le due motivazioni, la mia e quella di Benito Mussolini. Non è finita,
posteggio la macchina perché sono arrivato in ritardo per la per il riconoscimento in comune e il capo dei vigili mi dà la multa per il posto, sta proibito. Alle 12 e un quarto di casteggio. Tutto ridicolo. Poi per un giorno mi ha fatto una bella colazione. Mi scendiamo a Milano. Casteggio. Giornata tremenda il 25 aprile per me, di emozioni, di sconfitte. Questa gente che si arrende, questi che li portano via, intanto mi vengono a dire guarda che là c'è un tedesco che spara. E allora, come si chiama, Anselmi mi dice, allora stai fermo che ci penso io, vado io, vado io. Va bene, grazie, sì, vai che intanto io finisco qua. Non passano due minuti e dire Anselmi è morto. Quindi, tararetto. E questo mi ha stroncato. Finito di trattare questa roba, mi viene vicino un ragazzo, mi porta un biglietto, fermato, guardo la firma, generale Cadorna. Generale Cadorna era il capo del CUL. Luchino, vieni subito a Milano, perché ci sono delle, mi preme che sei tu. Io mobilito, metto insieme il camion che si può lì, tedeschi, italiani, una colonna e partiamo per Milano. Arrivo a Milano, fucilate da tutte le parti. Dico, e a me sono crollati i nervi, non voglio più morire. Non voglio più morire perché mi hanno fermato in via Dante dicendo voi chi siete, da dove venite, Madonna, da via, chi l'ha detto che venite dalla montagna? Quei dei ragazzi, sai, i SAP, tutti erano diventati tutti partigiani, un così. E me mi sono crollati i nervi, non voglio più morire. Vado alla Cadorna e lì c'è l'episodio di Mussolini, chi va a prenderlo, chi non va a prenderlo, c'è tutto intorno lì, una giornata molto emozionante e Cadorna mi dice, chi non lascia, lascia. Se dopo fermi con la macchina lì vado avanti e dico un'altra cosa che lì non voglio sentire. Cadorna mi dice, Luchino, c'è a Lodi un reggimento di artiglieria che deve arrendersi. Gli americani sono in zona, però avrei piacere che andassi tu a trattare questa resa. Io vado a Lodi con un gruppettino di uomini e lì c'erano anche lì tutti i zap locali che volevano trattare. E questo colonnello dice, no, io mi arrendo solo se c'è o l'americano, o Ciro, o Maino. Ma mi riferiscono a questa cosa, io mi presento, dico, io sono Maino. Ci siamo scontrati nel tale episodio e nel tale episodio. Io ho avuto uno scontro con i suoi ufficiali, nella tale situazione avevamo prigioniere generale Todd, per dimostrarle che sono io. E lui mi ha detto, allora lei ha fatto anche questo e questo e questo e questo. 4 ore di tedesco e io ho sentito queste 24 pistole cadere sotto tavolo, le sento ancora qua oggi, questi 24 ufficiali che si sono arresti e tu di fronte a questi uomini disarmati sei disarmato anche tu. È stata una giornata tremenda e durissima. Basta, sono venuto a casa, non ho più voluto sapere di niente, sono venuto qui, abbiamo fatto una festa magnifica. E intanto che facciamo feste vediamo arrivare da quella strada lì, qui, dei carri di buoi, diciamo, ma chi sono quelli? C'erano qui gli ufficiali tedeschi, inglesi che erano in rapporto, ma chi sono? Erano i vecchi che avevano, quando i tedeschi hanno occupato questa casa, avevano saccheggiato questa casa per salvarci la roba. E quei carri hanno riportato il trumeau, il piano a coda, tutto quello che avevano salvato. Bellissimo. Guarda che è una pagina fantastica. Bellissimo. Loro hanno detto, ma questa è una cosa incredibile. Hai tutto, è stata un'emozione, ma tutto, dalla federina della mia mamma, dalla macchina da cucire, al mobile del 500. Magnifica cosa. Ecco, un'emozione bella. Magnifica. E ho fatto, è il 25 aprile per me, credetemi, che era soprattutto per me personalmente, la liberazione dalla guerra, talmente abbiamo fatto fatica a farlo. La dimostrazione che non sono un uomo di guerra, ci tengo molto a raccontarlo questo. Io appena finito, i comunisti mi avevano fatto un bombardamento non da poco, chi non lavora non mangia, chi non lavora non mangia, chi non e gli amici e i compagni di Ciro venivano qua a raccontarmi, chissà che barba che ti ha dato il tuo alide col Kerensky, con Trotsky, cioè, lui sapeva tutto della storia. E alla sera di notte mi ha raccontato, ma era bravissimo, guai se ti iscrivi, tu non devi iscriverti al partito, perché viceversa era nata un movimento degli intellettuali per cercare di prendere dentro le formazioni tutti quelli che si erano impegnati, tu non devi perché rovini il partito se vai dentro. Sarebbe un tradimento, e i capi non ce le sanno queste cose, ci cascano, devi, guai. Ricordo, è morto un po' di tempo fa.
Sono finita, appena finito su questo bombardamento. Io avevo una famiglia magnifica, perché era fior di gente, precettori, educatori, viaggiatori, esploratori, ma non mai nessuno a noi aveva dato l'educazione alla produzione, al problema economico. Il problema era fare economia, la sobrietà, non produrre. Invece noi, finita la guerra, non ci siamo trovati, non avevamo più niente. Le azioni che aveva mia madre o mio padre erano finite pulite. C'erano queste terre che i contadini non ce la facevano più. E allora sono andato a lavorare. Io sono andato a fare un libro, che sarebbe il mio mestiere, un libro per bambini, sono andato a fare un sillabario. Oro e argento, mi sono fatto dare a papà mio 200.000 lire, mi sembrava di mandare in malora la famiglia. E dopo 6 mesi, un anno, i contadini qua dicevano: Luchino, vieni su, là non si, ci sono case bruciate, c'è tutto da rifare, dove sei, non hai capito niente. Avevano perfettamente ragione, sono venuto qua, non mi sono più mosso, però li ho rimessi in piedi. Ci siamo rimessi in piedi con delle fatiche che da non si dire, e mi fermo, perché rischio di fare dei quadri facili adesso, allora erano difficili. Posso chiudere? Sì, io sono affascinato, no, in una maniera, senti, sono affascinato Luchino, da queste cose in una maniera incredibile. Lui non l'ha mai sentito. Non è vero. Giuro. Sono una cosa sola, che sono qui che devo controllare il funzionamento della telecamera, vorrei mollare tutto, sedermi e se non è più. Luchino è un uomo grande. Sapessi che fatica. Quando? Perché prima ti ho fermato? Ricordo più, c'era una ragione. Io volevi fermarlo? Sì. A proposito? A proposito, 25 aprile lo dico Milano, dopo. 25 aprile Milano. Se poi fermi quella macchina ti racconto una cosa. Dopo fermi la macchina. Quando Cadorna ha chiamato a chiamare a Milano. Ah sì, Mussolini. Così. Torno a questo tavolo, Cadorna, Longo. Io conosco Longo, lo ringrazio, io avevo avuto una lettera magnifica di Longo. Magnifica. E fermo va. Una lettera magnifica che diceva, dopo riconoscimenti, elogi, grossissimi, finisce dicendo: soprattutto mi compiaccio che tu, malgrado le tue origini, ti si batta così a fondo per la libertà degli uomini. Io, pom! Arriva Riccardo, gli do il metro e dico: portalo a Longo, non ha capito niente. È per le mie origini che mi batto per la libertà degli uomini. Ma Luchino, tu non sei tu che non hai capito niente. Ma mediti nell'animo di Longo. Che stima ha, che opinione ha delle vostre famiglie. Per cui, per lui, è un elogio sperticato. Sotto la neve a camminare a Costa Cavalieri, sotto la neve, per io a dargli il mitra, lui a dimostrarmi che aveva ragione lui. Purtroppo è andata persa in un rastrellamento della lettera. E l'altra cosa tremenda è che quando io ho messo quel patto lì, sia chiaro che quando uno di voi ha il sospetto di una spia, di un tradimento, eccetera, questa persona viene presa, portata qui, è giudicata da un gruppo che verrà nominato di volta in volta, perché non voglio che si sia, i tali sono i giudici, di volta in volta verranno sorteggiati e sarà giudicato. Va bene Luchino, va bene, accettiamo anche questo, però un patto, che chi l'ha preso ha il diritto di ucciderlo. No, dico, avrà il dovere, può darsi che sia comandato ad avere il dovere, ma non il diritto. Pensate, perditi la guerra come rende cattivi, per ragazzi di 17 anni che parlano di quel modo. Luchino, ci sono stati episodi di tribunali, di giustizia? Sì. E abbiamo ammazzato i partigiani, non i tedeschi. Pensa alla luce di oggi. Alla luce di oggi. Là, nella casa di quella cascina di quel cimitero. Ho passato la notte con quel ragazzo lì. E lui ha finito col dirmi: Luchino, va bene, può darsi che abbiate ragione, che abbiate il diritto di farlo, però sia chiaro che la prima volta che tu commetti un'ingiustizia, il mio diventa un omicidio. Va bene? Capisci che razza di individui? Certo. Capisci che personaggi? Certo. Certo. E la guerra come ti riduce? Certo. E poi vai a vedere la Bosnia e Erzegovina. Senti, e degli episodi della Casotti, penso gli episodi più noti
ad esempio, ecco, la battaglia del Carmine, Costa Pelata. Costa Pelata. Prima di avere la Gratti, avevi la Casotti. La Casotti. Sempre caduto che avevo solo la Casotti. Dopo la Casotti, poco tempo, abbiamo fuso, quella è diventato troppo grosso il gruppo di là, abbiamo sostituito la Gratti. Ma direi che episodi militari, questa continua azione di disturbo sulla pianura. Soprattutto il lavoro di riorganizzazione, perché i partigiani non si sparassero fra di loro, perché succedeva anche questo. E fermo va. Adesso fermo. Penso che Fausto, primo ordine che l'ha data, l'ha proibito di cantare bandiera rossa assolutamente. Sì. Quel che cantava, che sentiva che stava a Badia Russa, c'era l'arresto di partigiani, gli travi del cantinone. Alla... 13, te lo ricordi? 13 era un altro di quelli lì. Bandiera! Bandiera era stato qua, ma lui era il vecchio ufficiale, era tutto sbagliato, era non ha capito niente. Piacentino era Bandiera. Della resistenza, non ha capito niente, come andava condotta la guerra. Comunque stamattina abbiamo parlato anche di Amboli, quelli là del Lazzaro. Là li ha proprio ammazzato Fausto perché li ha voluti ammazzare, perché i primi ribelli che si sono formati era logico che andavano a rubare due galline, gigante che attacca l'oro, erano oro, ma non se n'è mai trovato d'oro. Luchino, tornando alle operazioni, qualcuna di quelle operazioni? Moltissimo ti ripeto queste azioni sulla pianura. Io personalmente per acquistare prestima, loro non sapevano chi ero io. Per acquistare stima, io ho fatto delle azioni, sono andato a piedi da qui a Lungavilla a far saltare i binari dei treni per dimostrare che ero capace di farlo, perché l'ascendente ti veniva da queste cose qui, non poteva mica venirti dai gradi, non c'era niente da capitare, era vero, ti veniva solo dal... Quando poi nel 68 si è venuto fuori a dire la differenza tra l'autorità e l'autoritarismo, l'autoritarismo è sbagliato, ma l'autorità ci vuole, l'autorità ti scende, ti viene... dalle tue capacità, dalla tua professionalità, dal tuo impegno, dal tuo spirito di sacrificio. Perché io non rispetto la metà degli onorevoli? Perché so che metà degli onorevoli sono lì per la loro pensione, non per il paese. Maledetti! Luchino, vorrei chiarire una cosa se non ti disturbo. Prima hai parlato di un comunista di Milano, ci hai dato il nome di Alcide De Gasperi. Alcide Civardi. No, era un lapsus. Hai detto De Gasperi. Io ho capito, però. Alcide Civardi. Alide. Alide. Sì, là. Allora te l'avevi capito? Sì. È registrato Alcide De Gasperi. Sì. Sì. Senti, Costa Pelata? Come l'episodio? Finito il grande rastrellamento, che io non gli sono ritornati da parte, qui ci siamo imboscati e facciamo. Abbiamo cominciato a fare la guerriglia giusta. Loro. No, avevano paura di andare per bosche, andare fuori strada. La nostra forza era quella, che noi conoscevamo il territorio e loro invece andavano per le strade. Avevano i mezzi corazzati, avevano difese, però fuori strada non andavano. Morale che noi avevamo costruito tutte queste buche nei boschi, viaggiavamo di notte, e facevamo le azioni di notte, tenevamo i contatti e di giorno dormivamo. Cosa succede? Che intanto i tedeschi però non vedevano nessuno e disordinatamente qualche pattuglia passava. Nel ritorno hanno un distaccamento che noi non sapevamo, non mi hanno preso per miracolo, venivo su da quella strada lì, mi viene incontro uno dal bar e mi dice: guarda, ci sono i tedeschi alla chiesa. Cosa hai detto? Difatti venivano dalla val di là, non hanno rotto i collegamenti, venivano dalla val di là e sono venuti qui a occupare il castello. Hanno fatto fuori tutto, forse in quell'occasione lì che la popolazione, o forse prima, non mi ricordo. Allora, morale che il giorno dopo, io da qui sparo su casa mia, per fortuna sbaglio, per fortuna, perché guarda se volevo la pena di fronte ai bettini craxi di avere la casa bombardata da me. Finita la guerra, tutti sono venuti a cercarmi. I comunisti dicevano: Luchino, tu sei il nostro uomo per il territorio, tu sei il nostro onorevole. Allora i liberali non parliamo, i democristiani non parliamo. Allora io mi sono dopo detto: ma allora qui com'è la storia? Sono io che sono una puttana che va bene per tutti? O sono loro che hanno bisogno di me per mettermi sul trampolino?
era così, non fregava niente come io la pensassi, gli serviva per prendere dei voti, non ci sono stato. Poi dopo però loro mi hanno dato la grande soddisfazione che hanno inventato Craxi. Però io invece ho inventato uno che non ci conoscevamo, veniva chi fa l'impianto del virus e lui quando andava una calzava ci regalava un pollo. Senti Luchino, tanto la pagina tragica, però questo è il grande rastrellamento invernale. Sono arrivati su da Cosa Pelata. Poi va avanti. E dal Carmine. Lì ci sono stati collegamenti cattivi tra noi e Matteotti. No, male, non siamo intervenuti noi di là, sì. Perché eravamo impegnati. Me l'ha chiesto anche Merigi recentemente, sì. Ma penso che non mi ricordo. Certamente noi di là non siamo intervenuti. L'abbiamo saputo tardi. Non lo so. Comunque era un errore. Intervenire faccia a faccia, muro a muro, era la vecchia mentalità della guerra. Bisognava, appena loro facevano la guerra, scomparire, imbucarsi, lasciarli passare e poi attaccare da dietro. Questa era la tecnica. Io sono stato preso alle spalle, anche noi siamo andati, io ho preso tutti i miei uomini e siamo andati in Barcolone. Barcolone dove abbiamo fatto 10 giorni di fame, a castagne secche, la mattina il brodo di castagne, poi invece del caffè, a mezzogiorno di castagne e peste, la sera di castagne e peste, poi poca la volta riordinati, qualcuno è andato via, è andato a Milano, Chitello è stato molto criticato. La Valcurone...